No, beh, noi abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-0, cercando di poter riaprire poi nel secondo tempo la gara. E invece quando poi pigli il terzo e il quarto diventa chiaramente difficilissimo contro una squadra come il Milan di palleggiatori anche riuscire poi ad andare a prendere la palla, anche perché rischi, come poi alla fine è successo, che ogni volta che ti sbilanci si trovano magari spazi per colpirti ancora, e così è stato. Senti, anche la squadra l'abbiamo visto molto spesso, soprattutto nel secondo tempo, i centrocampisti cercare di chiudere molto davanti ai difensori, una squadra molto corta ma mai a pressare gli avversari. Il Milan poteva sempre impostare con grande facilità e con quella qualità lì ti mette poi il pallone sul piede, e anche se tu sei in 8 e loro sono in 3, poi la palla ce l'hanno loro. Sì, no, beh, ma questa qua è una serie degli errori che abbiamo commesso, ma ne abbiamo commessi tanti, perché comunque quando perdi 5-1 vuol dire che di errori ne hai commessi tanti. Però bisogna resettare, bisogna cancellare tutto, una prestazione dove c'è veramente niente da salvare, e pensare a domenica avendo un punto di vantaggio sul Bologna e cercando magari di incrementarlo. Senti, ma tu come stai di testa e fisicamente? Una cosa, è stata una settimana, diceva Camalese, un po' difficile, perché vedo che c'era l'entusiasmo della vittoria sul Catania, ma tanti infortuni, tanti problemi, pochi del gruppo hanno potuto fare la preparazione completa. Questo forse ha un po' inciso sulla partita, come magari non inciso il fatto, magari sul secondo gol entro la fine del tempo, magari adesso sotto soltanto 1-0 poteva essere un'altra partita. Ma sai, a 6 giornate dalla fine non c'è più tempo per pensare ai recuperi di condizione fisica, come ha già detto anche il mister nelle sue conferenze stampa, chi ha fatto i ritiri o meno. Bisogna dare una mano a tutti quanti e rimboccarci le maniche per cercare di dare dei punti al Torino e di tenerlo vivo e salvo. La posizione oggi è stata anche molto dispendiosa dal punto di vista fisico, perché fluttuavi tra le due linee, è stata comunque, forse fuori casa, nonostante la sconfitta, una delle partite migliori delle tue, se puoi dire così, anche se poi ovviamente guardando 1-5 non nessuno lo direbbe. No, vabbè, ma questo fa parte sempre dei problemi che dicevo prima, che non esistono, perché non guardo me stesso, come ho sempre detto, ma non cerco di salvare Rosina, ma cerco di salvare il Torino. Di chiave salvezza oggi, buona perché hanno perso Bologna e Lecce, negativa perché hanno vinto Chievo e Gina, e allora insomma forse è davvero solo lotta a 4 per la salvezza. Beh, adesso il Chievo ha allungato in modo notevole. Ripeto, abbiamo una partita importantissima domenica e cercheremo di sfruttarla al massimo. Il Pordino è arbitro del suo destino, cioè essendo avanti di un punto sul Bologna, insomma, può non gestire, ma insomma, se le vince tutte salva, soprattutto se vince le partite chiave da qui alla fine. Beh sì, sicuramente, non si può gestire nulla, perché fino a 2 settimane fa eravamo sempre sotto. Siamo riusciti ad andare sopra, non ci possiamo però accullare, cioè, sicuramente sugli errori degli altri, dobbiamo sicuramente far di più noi.